Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. È l'appuntamento del venerdì. Il venerdì in genere noi ci occupiamo specificatamente di questioni che hanno a che fare con la cultura, con lo spettacolo e con l'arte. Nella seconda parte, difatti, oggi all'interno di Trieste Arte, che però non si svolgerà all'esterno come succede spesso, ma proprio all'interno dei nostri studi, parleremo del Museo Petrarchesco Piccolo Mineo, che è stato soggetto nelle ultime settimane di un riallestimento. Ne parleremo con una delle responsabili, la dottoressa Alessandra Sirugo del Comune di Trieste, laddove invece nella prima parte è tornato a trovarci il dottor Piero Lugnani, l'avvocato Piero Lugnani, che è il presidente della Società dei Concerti. C'è una cosa piuttosto, come dire, c'è dell'ironia, se vogliamo, perché sì. Il dottor Lugnani ha frequentato il Dante anni dopo me. La dottoressa Sirugo ha frequentato il Dante, credo, con il fratello dell'avvocato Lugnani nel periodo in cui lo frequentavo io. Quindi la cosa incredibile è che del Museo Petrarchesco Piccolo Mineo parleremo con chi è legato al Dante. Allora, Società dei Concerti, si ricomincia. Sì. Intanto, Piero, come si ricomincia? Perché immagino che questi, ne sto parlando in questi giorni un pochettino con tutti quelli che si occupano di spettacoli o comunque di, come si dice, performing art, c'è una situazione strana, no? Nel senso, si guardano i numeri con una certa apprensione, però è anche vero che, deve dire, accidenti, guai se non si va avanti. Certo, grazie Umberto innanzitutto dell'invito e buonasera ai telespettatori. Allora, come giustamente hai introdotto tu, è un periodo molto fluido, quello in cui sì, si guarda. Fluido è l'aggettivo che ben si sposa alla situazione. Fluido perché determina anche un'elasticità per gli organizzatori dei concerti o di attività di arte performante in senso lato, a guardare con, diciamo, una proiezione a medio e lungo termine, ma dovendosi in verità confrontare con le necessità del momento, dell'istante, cioè siamo in una situazione in cui c'è una evoluzione recentissima che preoccupa tutti noi, di questo aumento dei contagi, però con una visione forse diversa rispetto a quella che era uno o due anni fa. Abbiamo una copertura vaccinale che in qualche modo ci copre, garantisce almeno una determinata parte della popolazione, forse riduce o quantomeno sicuramente riduce le possibilità di contagio, quindi diciamo, si guarda con una certa fluidità e stando sempre attenti a correggere il tiro quando appunto determinate condizioni dovessero imporre di adottare certe restrizioni. Adesso siamo in una capienza piena dei teatri, cinema e teatri sono a capienza piena, siamo in zona bianca cosiddetta, e ovviamente dobbiamo guardare in previsione l'eventualità che magari temporaneamente possiamo ritornare in una zona gialla, quindi con una capienza ridotta. Questo ovviamente comporta tutta una riparametrazione di quelle che sono le prospettive di abbonamenti, perché insomma anche questo è un discorso che va affrontato, sì, di crescita, di recupero di soci abbonati che magari nel frattempo avevano abbandonato momentaneamente la frequenza del teatro, e quindi va visto in una prospettiva e con una certa elasticità. La società dei concerti è abbastanza tranquilla e orgogliosa di aver consolidato il cosiddetto zoccolo duro, cioè non siamo calati nei numeri, anzi siamo in una fase di recupero dei numeri dei soci, e questo è un dato che guardo positivamente. Le limitazioni ancora attuali della fruizione dello spettacolo, perché al Teatro Verdi siamo con una mascherina FFP2 o FFP3, che ovviamente è più limitativa rispetto a una mascherina chirurgica, ha così un po' dissuaso alcuni soci dal rinnovare l'abbonamento. Ne abbiamo invece recuperati altri di nuovi e siamo così con delle liste di interesse, diciamo, di manifestazioni di interesse che ci tranquillizzano.
L'organizzazione ovviamente è sempre più complessa e complicata, le regole cambiano di giorno in giorno, sì. Bisogna essere pronti sul pezzo. Però immagino che abbiate anche imparato, no? Sì. Questa fluidità, cioè a dire certo. Ormai è parte quasi integrante della... soprattutto certo. Per chi appunto lavora o si occupa di determinate realtà, penso sia necessario preparare piani B, C, sì, dalla A alla Z e ritornando alla A in un colpo solo, perché tante volte anche certe notizie di aiuto per quanto riguarda magari l'eliminazione di alcune restrizioni ti arrivano anche all'ultimo momento, diventano un sollievo, però mi hai detto, beh, ma noi siamo già pronti ad affrontare la situazione più estrema, per cui, tanto meglio, torniamo indietro a... Sì, non deve essere semplice da quel punto di vista. Però, insomma, facciamo allora la tara di questi discorsi, occupiamoci della stagione che incomincia proprio lunedì della prossima settimana. E incomincia, io ho guardato un pochettino il programma in maniera molto sommaria, per dire la verità, perché poi a me interessa molto cogliere delle sfumature particolari, cioè dire se ci sono dei compositori più o meno di moda, eccetera. Devo dire che adesso a un'occhiata complessiva e non specializzata, però mi pare veramente che qua c'è veramente di tutto, sia i grandi classici, perché insomma non possono mancare Mozart, Beethoven, mi verrebbe da dire compagnia cantante, ma in questo caso devo dire compagnia suonante, ma ci sono anche moltissimi autori moderni e contemporanei, desumo, sempre che poi il termine contemporaneo. Quindi voglio dire, credo sia sempre più necessario in una stagione vasta come questa, mettere insieme sia appunto il classico che le novità, o comunque le novità consolidate, se vogliamo. Certo, verissimo, questo fa parte di una tradizione della società dei concerti, che in verità sin dalla sua fondazione ha avuto sempre un'attenzione particolare alla proposta, anche diversa e differente rispetto a quello che era la concezione della musica classica. Nello statuto originario del 32, 90 anni sono è la storia della società, si parla di buona musica. Quindi non si parla di musica classica o di una definizione temporale o di genere. Si parla della buona musica, e questo principio della buona musica è stato portato avanti negli anni, i 90 anni di storia della società dei concerti. Recentemente, con l'avvento del direttore artistico precedente, il maestro Derek Hahn, che purtroppo è scomparso nell'aprile di quest'anno, vittima della pandemia, abbiamo avuto modo di mettere ancor più in evidenza questa attenzione ai generi musicali diversi. Nella stagione, sia in quella principale che nell'attività collaterale della società, abbiamo avuto ospiti jazzisti. In stagione principale, perché abbiamo appena terminato di riprendere l'89esima stagione, che si è prolungata fino a ottobre, da giugno a ottobre, abbiamo avuto anche un'esibizione del tutto particolare di un musicista, un performer americano, Alexander Bern, che ci ha proposto un concerto del tutto inedito e non di musica contemporanea, di musica creata all'istante, cioè improvvisazione creata sul momento. È stata un'esperienza per certi versi anche inaspettata da parte dei nostri soci, ma che ha dato comunque modo di valutare qual è l'interazione tra il pubblico e l'esecutore, il compositore in quel momento, perché ha creato della musica che solo quella sera è stata suonata, sì, e quindi resta l'evento esatto. Quindi questa capacità di guardarsi attorno non solo nel repertorio classico cosiddetto, ma anche in quelle che sono le esperienze contemporanee, si ripercuote anche nella stagione. Abbiamo i soliti classici, i nomi classici che con un'attenzione particolare, se troviamo un filo rosso in questo cartellone, è quello di anche individuare dei programmi monotematici. Cioè monocompositore, cominciamo con un tutto Boccherini, andiamo avanti con un tutto Beethoven, un tutto Dvorak, un tutto Beethoven, un tutto Schubert e così avanti fino a Bach e Chopin a chiudere.
E questi nei compositori classici. Nella proposta invece più varia e più attenta a quelli che sono anche i repertori, diciamo così, crossover, mi riferisco al concerto di Victoria Mullova con il figlio Misha Mullov Abado, contrabbasso e violino, e lì abbiamo, sì, lì, sì. Abbiamo di tutto, nel senso che partiamo da un classico Bach e ci inoltriamo fino ai tempi nostri. Così come anche nell'esperienza del balletto che faremo al Politeama Rossetti, perché è un concerto balletto, abbiamo una violista che presenterà delle musiche di l'altro ieri, cioè voglio dire, sì. Ma di qualche giorno fa, ecco. Quindi un'attenzione a un repertorio. Da dove credo che faccia per me il nono concerto. Il nono della stagione fa benissimo per perché c'è Boulanger, sì. Gershwin, ecco. Con Haydn, Piazzolla e Bernstein. Quindi, allora, ecco, mi fa piacere, Umberto, che hai puntato il dito, meglio l'attenzione su questo perché? Concerto, perché è un concerto che ha plurimi significati ed è un po' forse anche lo snodo di tutta questa stagione, sotto certi aspetti. Casualmente. Ma mi fa piacere perché sono diverse le tracce, i percorsi che sottostanno al calendario, al cartellone, che è quello di un'attenzione anche al femminile. Che forse al momento non si coglieva. L'estrio è formato da tre donne, bravissime strumentiste, e il programma che viene proposto si chiama Mademoiselle Boulanger, perché sono due sorelle Boulanger che, pianiste, compositrici, didatte, sono state maestre di illustri compositori. Quindi gli illustri compositori sono Gershwin, Piazzolla e Bernstein. Quindi questo anche a dare un significato che la donna ovviamente nella musica ha un suo ruolo e un suo spazio che va diciamo anche reso più noto alla maggior parte, perché si associa sempre la musica classica all'aspetto maschile, trascurando questi aspetti. Racconto solo un aneddoto, sì. Che ha a che fare un attimo con Gershwin, chiedo scusa, no, ma è molto, divertente, perché parecchio tempo fa, io avevo appena incominciato a fare questo mestiere, venne a Trieste un'edizione molto pregevole di Porgy and Bess, sì. Ad assistere a questa edizione di Porgy and Bess c'era anche il nipote di Gershwin, mm-hmm. che era anche il depositario dei diritti, certo. Quindi figuriamoci. E quindi andammo ad intervistare una persona molto, molto simpatica, tra l'altro assomigliava a Paul Newman, e io lavoravo quella volta per Trieste Oggi e Giovanni Montenero teneva molto ad ambientare le fotografie, quindi diceva: non andiamo, l'appuntamento era in un ristorante del centro, dice: non andiamo a fare queste immagini in un ristorante del centro, era la sua idea, perché non è bello, insomma, piuttosto facciamo la fotografia sul set, diciamo sulla scenografia di Porgy and Bess. Ora, la scenografia di Porgy and Bess è la scenografia di un'aia, insomma, in buona sostanza, e quindi sembrava davvero che questo Grotowski, mi sembra che si chiamasse, perché oltre ad essere l'intestatario dei diritti di Gershwin, era anche nipote di Grotowski, che era un grande editore, quindi insomma, lo ha piazzato nella scenografia di Porgy and Bess e sembrava che avessimo fatto quell'intervista in uno Svizzera. Perché quello è. Quindi è una cosa ogni volta che sento parlare o che sento qualcuno cantare Gershwin, mi ricordo sempre questo Giovanni Montenero e questa sua insistenza. Insomma, chiedo scusa, ho rubato un po' di tempo. Allora, abbiamo le immagini, mentre ne parliamo possono scorrere, invece, di chi sarà il protagonista del primo concerto, questo di lunedì prossimo, che sarà dedicato a Boccherini. Boccherini, un tutto Boccherini, i protagonisti saranno il maestro Fabio Biondi, violinista barocco, con alcuni componenti dell'Europa Galante, un complesso che ha fondato lui stesso. Qui stiamo parlando di una interpretazione filologica, cioè con strumenti originali secondo la prassi esecutiva dell'epoca. Quindi un'attenzione anche tra i vari filoni che abbiamo voluto proporre in questa stagione è quella di far sentire la musica anche con i cosiddetti strumenti originali e secondo la prassi dell'epoca. È un tutto Boccherini, quindi ci immergeremo in questo mondo di musica cameristica che il maestro Lucchese compose
per la Corte Reale di Spagna. E ci sono alcuni pezzi piuttosto famosi, anche la ritirata notturna di Madrid. C'è il minuetto? No, quello no. No, quello che si discosta dal genere che abbiamo voluto proporre in questo concerto, che è più spagnoleggiante, diciamo così. E c'è anche un altro quartetto che si chiama Fandango. Il minuetto è quello pom, sì, quello famoso, molto famoso e molto abusato. Ma Boccherini ha scritto 190, se non erro, quartetti, quintetti, tri, duetti, quindi c'è cosa sbizzarrirsi ad ascoltare. Queste sono musiche meno eseguite, ma sicuramente molto accattivanti, perché vengono anche proposte in un crescendo, cioè si parte da un duetto per due violini, un trio, un quartetto, e si finisce con un quintetto. Quindi anche per far vedere quali sono le capacità compositive del maestro di Boccherini nel proporre anche diversi organici. Come scegliete, questa è una domanda, i repertori dei concerti, sì. Avete una certa, come dire, una certa influenza nello scegliere, oppure si sa che alcuni dei protagonisti sono specializzati in un certo autore, sì. O magari in quel periodo hanno voglia di suonare determinati brani, come c'è tutto un... Cioè, è un discorso complesso che nasce a seconda anche dell'individuazione dell'artista. Se nasce, diciamo, da un rapporto personale, che è un rapporto che generalmente si instaura tra un direttore artistico e gli artisti che vengono invitati, e lo stesso direttore artistico a proporre determinati programmi, conoscendo quali sono i repertori abituali dell'artista. Altrimenti c'è l'artista che propone, quando questo però viene attraverso un'agenzia o in qualche modo, diciamo, per una proposta personale del musicista, in cui per determinate ragioni, che possono essere quelle di una registrazione di un disco o della proposta anche di un determinato repertorio in un determinato anno, in occasione di particolari anniversari, per cui la proposta artistica viene fatta dal musicista stesso. Poi sta sempre comunque al direttore artistico di modulare e rimodulare quella che è la proposta, perché questo non divenga noioso magari nella proposta del concerto, ma anche perché si inserisca in un complesso di concerti che in qualche modo o devono rispecchiare una linea interna, ho capito, o in qualche modo devono anche proporsi ad un pubblico, proponendo magari delle musiche meno consuete. Sì, sì, perché poi... insomma, voglio dire, per chi mastica un po' di musica, e come anche sottoscritto da 42 anni socio della società di concerti, io ho avuto occasione di ascoltarmi più e più volte, con piacere ovviamente, il trio opera 99 e opera 100 di Schubert, che quest'anno riproponiamo anche in un'interpretazione autenticissima di un trio viennese ai massimi livelli. Però voglio dire, vi sono molte composizioni degli autori anche più famosi che magari sono meno eseguite. Quindi l'abilità del direttore artistico è quella di intuire anche delle strade diverse. No? Leggevo oggi una vecchia intervista con una grande attrice inglese, alla quale raccontava di essersi imbattuta in un'altra attrice, la quale le chiese: vieni, se sei libera, vieni stasera a vedere questo a teatro. E lei disse: no, l'ho vista con tutti, non me la sento di tornare a vedere ancora una volta. Immagino che poi subentri anche questo, no, in qualche modo, e ci sia la necessità per l'appassionato, ma credo anche sia anche compito di una realtà come la società dei concerti far conoscere un pochettino di più anche autori meno noti, meno affermati, eccetera, per ragioni le più varie, fra l'altro. Devo dire, questo, ecco, è una cosa che io tra l'altro ritengo completamente errata, cioè come impostazione per l'appassionato di musica. Secondo me l'interpretazione che nasce ogni sera in teatro è diversa. Una anche dello stesso esecutore è diversa ogni sera. Sì, forse è il vero fatto di mantenere un ricordo è generalmente sempre più bello del passato, di un'esecuzione storica che io stesso posso aver sentito, non deve però, diciamo, indurmi a non rifrequentare quel medesimo repertorio e ad ascoltare interpretazioni moderne. Faccio un esempio banalissimo: abbiamo avuto ospite dell'ultimo concerto della stagione 89esima il maestro Bruno Giuranna,
88 anni, portati egregiamente, che si è unito in quartetto a tre giovani artisti, Trio Chagall. Loro nella prima parte hanno presentato un trio di Brahms, trio opera 8 numero 1, famosissimo e stra eseguitissimo, e ne hanno proposto una versione giovane e molto diversa da quella che è l'abitudine nostra di sentirla. Quindi voglio dire, secondo me l'esperienza musicale va fatta e va rinnovata anche nel repertorio più diciamo consueto, con ascolti ripetuti anche nel tempo. Io nell'epoca in cui la società dei concerti in Cartellone aveva ben 22 concerti, capitava spesso di sentire nell'ambito della medesima stagione due quartetti che riproponevano l'opera 132 di Beethoven a distanza magari di 15 giorni, e avevi modo in qualche modo fare dei paragoni. Forse magari per il teatro di prosa è un discorso diverso. È un discorso diverso, anche perché lì è una questione è di interpretazione, ma anche della trama, che poi quella è e quella conosci. Quindi, però è curioso anche questa. L'ho letta prima, come un po' colpito sta cosa. Allora, c'è un altro dato importante. Adesso non so se è ufficiale, ufficiale. L'uscita è di pochi giorni. C'è quindi un nuovo direttore artistico della società dei concerti. Abbiamo anche le immagini, adesso non per sembrare più intelligente di quanto già non sono, ma io avevo in qualche modo intuito, però essendo lui presente alla conferenza stampa, insomma, e mi era stato anche detto sì, però teniamolo ancora. Allora, chi sarà il nuovo? Chi è il nuovo direttore artistico? È il maestro Marco Secco, che è giovane, che è giovanissimo, è del 1985, quindi un'età giovane, ma che ha già quell'esperienza di base che ne formano un curriculum artistico di assoluto rilievo. È un direttore d'orchestra, nonché pianista e contrabbassista di formazione. Pianista e contrabbassista. So che è comune. Sono percorsi molto, molto frequenti, più di quanto ci si possa aspettare. È direttore artistico della FIL, la Filarmonica di Milano, che vediamo in queste immagini. Questo è un concerto che è stato registrato a Milano con la Seconda Sinfonia di Beethoven, e che abbiamo avuto ospiti quest'estate nell'ambito della nostra proposta estiva in Trieste Estate con il Comune di Trieste. Abbiamo portato la FIL di Milano, un concerto sinfonico diretto dal maestro Secco. Questo è un percorso che però nasce un po' prima, e nasce, ed è questo che ci ha motivato anche nella scelta, da un'indicazione del maestro Derek Hahn, il nostro precedente direttore artistico, che si era messo già in contatto, diciamo, un anno prima con il maestro Secco e con la realtà della FIL di Milano, intessendo una serie di progetti e con l'ultimo, augurio di poter presto fare musica insieme. L'evento della perdita del maestro Hahn ha accelerato questa esigenza di portare avanti questi progetti, e dall'invito che abbiamo fatto noi della società di concerti a Trieste il 9 luglio scorso a San Giusto, con il programma La Sesta di Beethoven, l'Overture, Le Grotte di Fingal di Mendelssohn, un bellissimo programma, una magnifica esecuzione, è nata un'intesa tra le persone che si sono confrontate in proposte che poi hanno portato alla sua scelta. Questa stagione è anche firma del maestro Derek Hahn. Ancora? Certo, perché sai benissimo che si lavora con un certo anticipo, ancorché le difficoltà del Covid, le difficoltà della disponibilità dei teatri, dei musicisti, che anche modificano i loro tournée a seconda del periodo di quarantena che devono subire nei vari paesi. Noi siamo in costante. C'è anche questa. Certo, perché ovviamente una volta si incastrava facilmente la data a Trieste, il giorno dopo a Milano, Londra, eccetera, eccetera. Ora bisogna tener conto che spostandosi da paese a paese si può incorrere in qualche quarantena, e i criteri della quarantena sono diversi da un paese all'altro, per cui se poi viaggio anche in Oriente può cambiare anche un calendario. Quindi l'incastro
precise le date, ecco, e va fatto per tempo. Quindi la stagione novantesima, che per noi è molto importante perché è un punto di conferma della nostra realtà storica e anche di prospettiva al futuro, è una stagione che è stata creata dal maestro Derek Kahn, con qualche piccolo inserimento in corso d'opera, appunto per queste difficoltà di riuscire a conciliare tutte queste varie esigenze, no? Allora, diamo un po' di ragguagli, Piero, sì. Su... Immagino ci sia ancora tempo, chi vuole... Allora, la nostra campagna abbonamenti si chiude l'8 novembre, cioè il giorno stesso dell'inaugurazione. Posso dire che questo per quanto riguarda l'associazione, cioè noi teniamo molto a che la società continui in un rapporto con i propri soci, okay. E quindi siamo molto legati al concetto dell'associarsi e dell'abbonamento, con anche delle formule interessanti di presentare un amico, uh-huh, a teatro, per cui si ha una scontistica dedicata. Alcuni di questi concerti verranno però aperti al pubblico, nel, okay, senso che chiunque può acquistare i biglietti, e posso già anche dire quali saranno: il secondo concerto, quello del quartetto Prazak con il pianista Pavel Kaspar, con le musiche di Dvorak; il terzo concerto di Zlatomir Fung e Richard Fu, ricordo che è violoncello e pianoforte, Zlatomir Fung è un premio Tchaikovsky 2019, è un giovanissimo ma affermatissimo violoncellista, ormai ai vertici si può tranquillamente paragonare ai Rostropovich, ai Maischi attuali, ai Meneses attuali. Ancora apriremo il quartetto Esme, che sono quattro giovanissime coreane, donne, ecco il filone delle donne che continua, e poi il balletto di Hin Sung Yang, altra donna, viola, con un corpo, okay, di ballo femminile, giovane allieve della Ashkenazi Ballet di Lugano. Queste sono aperti a tutti. Novità di quest'anno per la società dei concerti: abbiamo deciso invece di aprire tutti i concerti, a prescindere dall'abbonamento, agli studenti e agli universitari. Quindi studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e universitari hanno la possibilità di frequentare tutti i concerti della prossima stagione ad un costo veramente minimo di 5 euro, ma potendo sedersi in platea del Teatro Verdi. Oh, c'è una, mi era venuto in mente, sì, parlando tra l'altro, ecco, per dire, Korngold? Sì. Correggimi se sbaglio, non vorrei che... Sì, so dove arrivi. So dove arrivi, perché ti conosco e conosco le tue specialità. Quindi? Musica da film. Musica da film. No, perché... Sai che ha composto le musiche del Robin Hood? Allora sei preparato. No, volevo proprio arrivare giusto in chiusura, per arrivare anche a questo, nel senso che appunto quando si... tratta la musica del Novecento, ci si imbatte appunto in autori che poi hanno avuto anche le loro esperienze. Non dimentichiamo anche adesso si può incominciare a fare anche il discorso contrario, nel senso che uno come Morricone, certo, che certamente è più noto per le colonne sonore, però ha anche avuto un'attività di concertista notevole al di fuori delle colonne sonore, certo. Adesso io non voglio banalizzare il tutto, ma molto probabilmente, se poi andiamo a vedere applicando criteri contemporanei, in fin dei conti Wagner fu il primo grande compositore, verrebbe da dire, quasi cinematografico, certo, perché insomma... Guarda, mi cogli preparato con questo tuo suggerimento, perché proprio l'altro ieri sera ho guardato sulla piattaforma della Filarmonica di Berlino uno splendido concerto diretto da John Williams, autore di notissime... E vederlo dirigere un'orchestra come quella dei Berliner, che insomma è un'orchestra non da poco, con dei gesti semplicissimi e quasi diciamo francescani, perché senza fare grandi voli, me lo immagino. Molto preciso, anche data l'età ovviamente, quindi una difficoltà fisica, ma comunque un concetto, e riuscire ad avere questo ventaglio sonoro di queste fantastiche musiche, diciamo di colonne sonore di film notissimi, da Harry Potter i più recenti, ma tornando indietro, Incontri particolari del terzo tipo e giù indietro, Jurassic Park eccetera eccetera, Guerre Stellari, insomma tutto, e fa capire come anche la musica sappia proporre l'artista a tutto tondo,
Artista che magari viene incasellato nel musica da film, musica così. In verità dimostrano delle capacità tecniche e artistiche che stanno al pari, anzi superano molti degli artisti. Ultima domanda e anche un suggerimento, ma poi rapidi, siamo già. Sì. C'è, e io invito, perché circola su YouTube, si può trovare, se uno ha pazienza la trova. Guardatevi, se volete passare un'ora in allegria, ma con un'allegria di grande livello, guardatevi uno spettacolo che si chiama An Evening with Danny Kaye, dove Danny, tu l'hai vista? Sì, sì. Dove Danny Kaye dirige l'orchestra, credo, del Lincoln Center di New York, ed è uno spasso dall'inizio alla fine, però mi diceva il vostro tesoriere, dice, solo uno che conosce perfettamente la musica può prendersi, come dire, il gusto di prendere in giro. I direttori d'orchestra, eccetera, perché dice non è possibile che uno faccia quelle cose così, senza avere un'idea di quello che sta facendo. È una cosa stupenda, divertentissima, che dovrebbe essere messa a disposizione a livello altro che gli Avengers, roba del genere. Quello bisognerebbe. Però insomma, questo. Piero, grazie per essere stato con noi, grazie, buon lavoro, Umberto. Torna ogni tanto a trovarci, magari anche con quando vi piacere. Servirà sottolineare determinati appuntamenti, eccetera. Noi siamo sempre qua molto, molto volentieri, perché insomma è giusto parlare delle attività che arricchiscono la cultura in questa città. Grazie allora a Piero Lugnani, grazie, che è il presidente della Società dei Concerti, buon lavoro, grazie. Salutami il tesoriere. Senz'altro, riferirò. Grazie. Dopo la pubblicità cambiamo argomento, scatta l'appuntamento del venerdì con Trieste Arte.